SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. ...5.500 spettatori al Paladozza di Bologna per l'evento organizzato dalla Lega per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni. L'ospite d'onore è stato Matteo Salvini, che ha promesso un secondo round prima del voto del 26 gennaio in Piazza Maggiore. Facciamogli vedere che siamo più di loro, era il messaggio lanciato per la contromanifestazione di contestazione alla presenza del leader leghista Salvini a Bologna. E alla fine le annunciate 6.000 persone munite di sardine in Piazza Maggiore sono state 12.000. La Corte d'Appello di Bologna ha depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato l'ergastolo a Matteo Cagnoni per l'omicidio della moglie Giulia Ballestri. 177 pagine in cui i giudici descrivono lucido e crudele il piano di uccidere la donna da cui si stava separando. Vogliamo stipendi e pensioni equiparate agli altri corpi in divisa dello Stato. Questo chiedono i vigili del fuoco che sono scesi in piazza protestando davanti alla prefettura di Ravenna. Una protesta nazionale per avere maggiori tutele e incremento di organico in tutte le sedi e in tutti i ruoli. Regione Emilia-Romagna e APT hanno presentato il bando europeo quadriennale per l'incremento dei biglietti aerei tra l'Europa e l'aeroporto Fellini di Rimini. Oltre 4 milioni di euro di finanziamento per aumentare e fidelizzare i turisti. Calcio. Torna in campo la nazionale Under 19 per proseguire il proprio percorso nel girone di qualificazione a Euro 2020. Dopo la vittoria ottenuta su Malta, i ragazzi di Mister Bollini puntano la sfida contro Cipro, che si disputerà a Sant'Arcangelo. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, bentornati ad un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale serale che questa sera andiamo ad aprire direttamente dal Paladozza di Bologna, dove ieri sera si è tenuto l'evento organizzato dalla Lega per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni. L'ospite d'onore era Matteo Salvini. Vediamo allora com'è andata. Sono circa le 10 di sera quando Matteo Salvini fa il suo ingresso al Paladozza sulle note del Nessun Dorma, con Pavarotti che intona il suo acuto Vincerò in barba a ogni scaramanzia. Prima di lui avevano parlato i governatori delle regioni leghiste da Fontana a Zaia, poi è stata la volta di colei che vorrebbe fare il colpo grosso, strappando per la prima volta l'Emilia-Romagna al centro-sinistra. Lucia Borgonzoni, la regina, come la chiama Salvini, è intervistata sul palco da Mario Giordano. La platea però si scalda davvero solo quando arriva lui, il capitano, che parla sul palco per circa mezz'ora. Cita Guareschi, Oriana Fallaci e Walt Disney e poi si lancia sul suo cavallo di battaglia, il voto in Emilia-Romagna come arma per far cadere il governo. Ovviamente un cambiamento a livello locale con Lucia e con la sua squadra, però anche un cambiamento a livello nazionale, perché questo è un governo fondato su tasse, sbarchi, manette e povertà. Quello che faremo è cercare di portare un'idea di Emilia-Romagna diversa dall'Emilia-Romagna che stiamo vivendo ora. Un'Emilia-Romagna che può viaggiare a 10, ora viaggia a 6. Un'Emilia-Romagna che crede in un futuro dove ci sia un pochino più di equità sociale, dove non ci siano cittadini di serie A e di serie B. 5.500 gli spettatori al Paladozza, molti di più fuori a contestare. E proprio a loro Salvini riserva un'ultima dedica, promettendo una sorta di secondo round prima della data del voto, il fatidico 26 gennaio. Ci rivediamo prima della chiusura della campagna elettorale in Piazza Maggiore a Bologna. Magari passando prima da Piazza Verdi. E si parlava nel servizio delle contromanifestazioni e tante persone ieri sono scese in piazza per contestare la presenza del leader leghista. Facciamogli vedere che siamo più di loro, questo era il messaggio, riempita Piazza Maggiore.
Dovevano essere 6.000, sono stati molti di più. Si parla di quasi 15.000 persone che giovedì sera, mentre Salvini teneva il suo show al Paladozza di Bologna, si sono ritrovate in Piazza Maggiore con il deliberato obiettivo di superare in numero i fan del Carroccio. L'idea lanciata su Facebook era semplice. Se il palazzetto contiene al massimo 5.570 persone, cerchiamo di radunarne almeno 6.000. È venuto il momento di dimostrare che a Bologna siamo più di loro, dicevano gli organizzatori. Missione che per giovedì sera è stata evidentemente compiuta, con la piazza che si è trasformata in un gigantesco acquario e i manifestanti armati delle loro sardine che ondeggiavano sulle note di Com'è profondo il mare di Lucio Dalla. Questa reazione corale è una lezione per la destra, dicono da un piccolo palco allestito per l'occasione. Bologna non abbocca. Critiche che non risparmiano neanche la sinistra. Non si va da nessuna parte facendo gli snob. L'urgenza è stringersi, non dividersi. Poco lontano i collettivi universitari anarchici sfilavano per le strade dietro al cartello Bologna Partigiana. L'obiettivo dichiarato questa volta era quello di arrivare sotto il Paladozza. E proprio da quelle parti avvengono gli scontri con le forze dell'ordine, con i soliti fumogeni e lanci di bottiglie che sembrano ormai far da cornice a ogni visita di Salvini in città. Si cerca di rallentare l'entrata dei pullman leghisti al palazzetto. Alla fine un getto di idrante disperde la folla e i sostenitori di Salvini possono entrare ad assistere allo spettacolo. Lasciamo le manifestazioni politiche e passiamo alla cronaca. La polizia di Ravenna ha denunciato un 39enne beneventano, un residente a Ravenna, per il reato di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Gli agenti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una lite animata ed un uomo armato di coltello. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato un uomo che era stato ripetutamente colpito al volto dal 39enne che pretendeva da lui del denaro, motivando la richiesta di soldi quale pagamento per la sua intercessione prestata in favore dell'amico per il perfezionamento dell'acquisto di due telefoni cellulari. Al netto rifiuto della vittima, che aveva cercato di allontanarsi dal luogo, il 39enne ha estratto un coltello e, dopo aver raggiunto in strada, lo ha minacciato più volte sino a quando l'uomo è riuscito a liberarsi dalla presa del contendente e chiedere aiuto al 112. Per nulla intimorito, il beneventano si è avvicinato all'autovettura del suo conoscente e ne ha squarciato gli pneumatici. Il 39enne ha precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona. La Corte d'Appello di Bologna ha depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato l'ergastolo a Matteo Cagnoni per l'uccisione della moglie, Giulia Ballestri. Sentiamo. 170 pagine in cui i giudici descrivono come lucido e crudele il piano di Matteo Cagnoni di uccidere la donna da cui si stava separando, Giulia Ballestri. Dopo la sentenza del 26 settembre scorso che ha condannato il medico ravennate all'ergastolo, i giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno depositato le motivazioni della sentenza in cui compare il termine di femminicidio. Secondo i magistrati, Cagnoni è un uomo dalla personalità fortemente narcisistica, con l'ambizione di apparire perfetto in società e che era intimamente convinto di dominare e possedere la propria consorte, al punto di costringerla a lasciare il lavoro. Il medico, si legge tra le pagine, aveva esercitato su di lei un enorme potere economico, culturale e caratteriale, e quando la moglie aveva deciso di lasciarlo, l'uomo non riusciva ad accettarlo. Un senso del dominio che per i giudici di secondo grado può sfociare in feroce violenza e, nei casi estremi, nel femminicidio. Un delitto eseguito in modo efferato e vissuto dal marito come somma punizione nei confronti della donna, dicono i magistrati, i quali hanno smontato la linea difensiva che puntava sul far riconoscere l'incapacità di intendere e di volere dell'imputato. Per i giudicanti, però, non vi è ragione per dubitare della piena capacità di Cagnoni nel momento in cui pose in essere il fatto delittuoso. La Guardia di Finanza di Ravenna ha sequestrato 800.000 euro in beni e disponibilità finanziarie a una nota azienda ravennate che opera nel settore delle riparazioni e manutenzioni delle apparecchiature elettriche. Secondo quanto è emerso, attraverso società definite cartiere, aveva utilizzato fatture per operazioni ritenute inesistenti per 500.000 di euro. Il legale rappresentante dell'azienda è stato segnalato alla Procura per il reato di utilizzo di false fatture in concorso col fratello per sottrazione anche fraudolenta al pagamento delle imposte. Come in tutta Italia, anche in Romagna i vigili del fuoco questa mattina sono scesi in piazza. Sentiamo allora le motivazioni di questa agitazione che abbiamo chiesto a Simone Pacus, sindacalista di UILP, raccolte a Ravenna. Oggi siamo qui davanti alla prefettura di Ravenna, come in tutte le città d'Italia, e a Roma, davanti al Montecitorio, per chiedere alla politica un maggiore stanziamento dei fondi attualmente in discussione nella legge di bilancio, al fine di raggiungere una vera equiparazione stipendiale e pensionistica degli altri corpi in divisa dello Stato. Chiediamo inoltre un'assicurazione INAIL per gli infortuni e una maggiore tutela delle malattie professionali specifica per il lavoro dei vigili del fuoco.
Chiediamo inoltre un'istituzione della previdenza complementare, chiediamo una legge delega al governo affinché si possa ricostruire le carriere ad oggi bloccate del Corpo Nazionale. Chiediamo un incremento di organico di tutte le sedi e di tutti i ruoli dei Vigili del Fuoco affinché si possa raggiungere un servizio più capillare ed efficace per il cittadino e molto più sicuro per i Vigili del Fuoco. Siamo stanchi della politica che ci promette da anni, direi da sempre, ma non ci sono mai stati atti concreti al fine di valorizzare il lavoro dei Vigili del Fuoco, l'alta professionalità e la dignità che questo corpo deve avere pari delle altre forze dello Stato. I carabinieri di Forlì hanno invece arrestato due pregiudicate di 23 anni residenti nel Catanzarese per i reati di furto aggravato, ricettazione e falsa attestazione sull'identità personale in concorso. I militari sono stati chiamati ad intervenire al centro commerciale di Forlì perché il giorno precedente le due ragazze erano riuscite ad asportare 15 bottiglie di superalcolici per un valore di circa 340 euro. Il tutto è stato accertato a posteriori attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza, ma il giorno successivo il personale stesso della Vigilanza ha riconosciuto le due ragazze che erano entrate nuovamente all'interno del supermercato. Nella perquisizione personale sono state rinvenute, occultate in due borse sotto i loro vestiti, 14 bottiglie di superalcolici per un valore di 370 euro e una modica quantità di marijuana. Le due ragazze, alla richiesta dei documenti, hanno dichiarato di esserne sprovviste, riferendo false generalità agli operanti. E visto che erano domiciliate presso un hotel della Riviera, i militari si sono diretti presso la struttura ricettiva, dove hanno però rinvenuto una carta d'identità e patente, risultati oggetto di furto denunciato nel settembre scorso da un riminese. Andiamo invece a Cesena perché quella di oggi è stata un'importante giornata per l'università con l'inaugurazione dell'anno accademico. Vediamo. Si inaugura a Cesena il 932esimo anno accademico dell'Università di Bologna, un evento molto particolare perché per la prima volta non viene inaugurato a Bologna ma in una città diversa, a Cesena, la città romagnola. E coincide anche con il 30esimo anno dall'anniversario del primo corso universitario a Cesena, quindi una doppia data molto importante. Noi abbiamo intervistato il magnifico rettore Francesco Bertini e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, sentiamo che cosa ci hanno detto. Rettore, l'Università di Bologna oggi festeggia 932 anni per la prima volta non nella città di Bologna ma lo festeggia in un'altra città. Perché? Beh, quest'anno è un anno speciale, festeggiamo i 30 anni dell'Alma Mater in Romagna. 30 anni fa sono nate i primi corsi di studio, oggi abbiamo dei campus meravigliosi, abbiamo 1500 tra docenti tecnici amministrativi che lavorano nei nostri campus romagnoli e abbiamo più di 20.000 studenti. Tenete conto, come dirò tra un attimo nel mio discorso, che solo un terzo degli Atenei italiani ha più di 20.000 studenti. Questo è stato realizzato negli ultimi 30 anni e credo che sia naturale che oggi si tenga qua l'inaugurazione dell'anno accademico. Il campus di Cesena è ancora in costruzione, in ampliamento, c'è lo studentato. Quali sono le prossime sfide per l'università a Cesena? Beh, dal punto di vista delle infrastrutture, come si può vedere qua attorno, lo studentato sta evolvendo, quindi i lavori procedono e poi sarà la volta della sede della facoltà di psicologia, quindi fino al 2023, inizio del 2024 avremo il completamento del campus e poi continueremo a guardare avanti perché per noi questa è una bellissima esperienza. Il frutto di una scelta lungimirante fatta 30 anni fa dagli amministratori di questo territorio e dal rettore dell'Alma Mater, una scelta che vogliamo continuare con grande convinzione. Da Cesena ci spostiamo invece a Bologna perché in Regione è stato presentato il piano per la riduzione e il superamento dell'uso della plastica usa e getta da uffici, eventi, strutture e spazi pubblici e per la pulizia di mare e corsi d'acqua in collaborazione con sindacati e associazioni di impresa. Sentiamo. Riconvertire, ripulire, ridurre. Sono questi i tre obiettivi contenuti nel provvedimento appena presentato dal presidente Stefano Bonaccini e dall'assessore all'ambiente Paola Gazzolo per ripulire appunto e liberare dalla plastica la nostra regione. Si tratta di un provvedimento che si articola in 15 azioni e che per il momento vede sul piatto 2 milioni di euro, risorse che potrebbero aumentare dai prossimi anni e
che prevede anche l'istituzione di una cabina di regia collegata con il patto al lavoro. Quindi c'è azioni che guardano davvero la riconversione, in particolare di chi produce e lavora nel settore delle plastiche a partire dall'usa e getta, che guardano alla riduzione della presenza di plastica usa e getta, in particolare nella nostra regione, e indubbiamente guardano a ripulire. Grande azione ambientale da questo punto di vista, anche molto attenta al tema della salute e della biodiversità che è nei nostri mari, nei nostri fiumi. Noi approviamo un piano regionale plastic free, perché fra un anno entra in vigore la direttiva europea, dobbiamo tutti impegnarci per una svolta ecologica e ambientale, è in ritardo il mondo su questi temi. Facciamo un provvedimento che non introduce un solo euro di tasse, ma va a mettere incentivi e risorse per buone pratiche, riconversioni delle filiere produttive e parte a dare l'esempio da noi, dalla regione. Quindi a partire da luoghi come gli ospedali o scuole e altri, vogliamo andare progressivamente all'eliminazione della plastica monouso e comunque a mettere in campo politiche che permettano di andare verso appunto una regione plastic free. Non vogliamo contrapporre ambiente e lavoro, c'è bisogno di una svolta ecologica, ma contemporaneamente noi non vogliamo perdere un solo posto di lavoro, anzi vogliamo attraverso la green economy crearne qualcuno di nuovo. Regione Emilia-Romagna e APT hanno presentato il bando europeo quadriennale per l'incremento dei biglietti aerei tra l'Europa e l'aeroporto Federico Fellini di Rimini. Si parla di 4 milioni di euro in campo. Sentiamo i dettagli. Aumentare i voli dalle mete europee come Francia, Germania e Scandinavia sull'aeroporto Fellini di Rimini. 4 milioni e 172 mila euro è il finanziamento di APT Servizi, in accordo con Visit Romagna e messo a bando dalla Regione Emilia-Romagna, che mira ad incrementare i flussi turistici internazionali presso lo scalo riminese e fidelizzare quelli già presenti. Lufthansa e Ryanair sono le due principali compagnie operanti sul Fellini. L'ambizione è quella di aumentare le loro tratte e attrarre nuove compagnie. Il turismo è il petrolio della nostra regione, ha detto il governatore Stefano Bonaccini a commento dell'iniziativa, sottolineando l'importanza di internazionalizzare. Lo stesso assessore regionale al turismo Andrea Corsini ha ricordato che la strategia della regione è quella di portare più turisti stranieri in Emilia-Romagna. Non aiuti pubblici ma contributi alle compagnie aeree, di questo si tratta, e di questo si rallegra l'amministratore delegato di Air Riminum Leonardo Corbucci, secondo il quale la durata di 4 anni del contratto fornisce uno strumento strategico nel periodo in cui saranno investiti 23 milioni di euro nelle infrastrutture, un progetto che la società di gestione dell'hub riminese presenterà ai primi di dicembre. Un anno che si sta chiudendo per il Fellini con quasi 400.000 passeggeri, tutti provenienti da paesi stranieri, il 28% in più dell'anno prima. Rimini, pizzicato dagli agenti di Viserba della polizia locale, un quarantenne straniero che riparava le auto all'interno di un garage senza avere alcuna licenza. Elevata una sanzione amministrativa di 5.165 euro, oltre alla messa sotto sequestro penale dei vari rifiuti speciali trovati all'interno del locale. Ferrara aveva esercitato la raccolta scommesse in occasione di corse ippiche svoltesi presso l'ippodromo comunale nonostante fosse privo della prevista licenza ed è stato denunciato dalla divisione amministrativa della questura. L'uomo aveva allestito una sala scommesse raccogliendo la somma totale di 12.752 euro durante il mese di agosto. Forlì, brutta sorpresa per una studentessa universitaria in cerca di appartamento in affitto. La giovane aveva pagato 900 euro di caparra con bonifico bancario in favore di un perfetto sconosciuto, il quale, dietro la promessa di riservarle un immobile in città, si è reso irreperibile non appena arrivato il pagamento. Cattolica, tutto pronto per la cerimonia di celebrazione della Festa dell'Albero 2019. A dimora andranno 320 nuove piante, una per ogni nuovo nato dal giugno 2016. Oltre 100 saranno quelle che verranno piantate durante la mattinata di domenica 17 novembre presso la piazza Aldo Moro. Cedo ora la linea ad Andrea Zanzi per il TG Sport. A te Andrea.
Bentrovati su TR24 Sport. Il successo ottenuto dall'Italia Under 19 ha inaugurato quello che sarà il trittico di appuntamenti che gli azzurrini affronteranno in terra di Romagna. Per mister Bollini si è trattato di una vittoria meritata. Sentiamo. L'Italia Under 19 comincia nel migliore dei modi il suo percorso in vista dell'Europeo del 2020, battendo 2-0 il Malta nella prima gara di qualificazione disputata a Misano. Primi 20 minuti sottotono degli azzurrini, che però prendono subito le misure del campo e dominano praticamente per tutti i 70 minuti rimanenti. Dopo la vittoria contro il Malta, la fase di qualificazione dell'Europeo Under 19, che si disputa tra Misano e Sant'Arcangelo, proseguirà sabato alle ore 15 contro il Cipro sul terreno di gioco di Sant'Arcangelo e martedì, sempre alle ore 15, contro la Slovacchia sul campo di Misano. Parliamo adesso di volley. La sconfitta contro Monza non ha abbattuto il morale della Consar Ravenna. La squadra di Bonitta tornerà in campo domenica pomeriggio per la delicata sfida di Latina in quello che rappresenterà un vero e proprio spareggio anticipato per la salvezza. Sentiamo. Horst per Ravenna, un bellissimo primo set. Poi avete faticato tanto contro il muro di Monza. Sì, penso che dopo il primo set Monza ha battuto un po' meglio, un po' più forte, quindi abbiamo giocato più palle alte e in questo eravamo un po' in difficoltà. Siete comunque una squadra, anche nei momenti difficili avete lasciato intravedere delle buone cose, forse vi manca un po' di continuità all'interno della partita. Sì, penso anche io, siamo una squadra giovane, quindi abbiamo alti e bassi. Penso che oggi il primo set è stato uno alto e dobbiamo imparare per tenere il livello come il primo set. Dove può arrivare questa squadra, questa Ravenna? È difficile da dire, penso che continuiamo come oggi, anche le partite contro Monza per esempio possiamo vincere. Oggi non è stato così, quindi dobbiamo tornare in palestra e imparare. Sono le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales a comandare le operazioni nelle libere del Gran Premio di Valencia. Il francese stacca il miglior tempo chiudendo sull'1:30:735, seguito a ruota proprio dallo spagnolo e dal campione del mondo Marc Marquez, a lungo padrone incontrastato della seconda sessione. Ben più in salita appare il percorso di Andrea Dovizioso. Il fuorivese non è mai sembrato particolarmente pimpante e si è fermato al nono tempo, così come Valentino Rossi, che invece si è dovuto accontentare della 14ª piazza, complice anche una caduta. E con quest'ultimo aggiornamento è davvero tutto per quanto riguarda questa edizione di TR24 Sport. Grazie per la vostra cortese attenzione e linea che può tornare a Romina Bravetti. Arrivederci. Ti ringrazio Andrea e noi proseguiamo andando a vedere insieme le previsioni meteo per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Tele24 e Tele Romagna, da Andrea Raggini. La giornata di oggi ha visto l'arrivo di una nuova perturbazione, l'ennesima, che ha portato precipitazioni sparse e il ritorno della neve sul nostro Appennino oltre 1.300-1.500 metri di quota. Nelle prossime ore continueranno le piogge sparse che tenderanno ad attenuarsi nel corso della mattinata di sabato. Infatti temporaneamente la situazione andrà migliorando, avremo sì qualche piovasco, ma ci sarà l'occasione anche per qualche timida schiarita. Ma una veloce
perturbazione intensa raggiungerà velocemente la nostra regione nel corso del tardo pomeriggio e determinerà una serata notte di sabato tra la giornata di domenica di maltempo nella nostra regione, con precipitazioni che colpiranno dapprima la Romagna, poi l'Emilia centro-orientale. Le precipitazioni risulteranno moderate e forti, soprattutto nella notte. La ventilazione aumenterà nuovamente da sud-sud-est, il mare diventerà mosso soprattutto domenica mattina. Per le temperature invece saranno per lo più stazionarie, minime comprese tra 8 e più 11 gradi, massime tra 11 e più 15 gradi. Per questa puntata è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. I titoli di questa edizione nel nostro riepilogo. 5.500 spettatori al Paladozza di Bologna per l'evento organizzato dalla Lega per la campagna elettorale di Lucia Borgonzoni. L'ospite d'onore è stato Matteo Salvini, che ha promesso un secondo round prima del voto del 26 gennaio in Piazza Maggiore. Facciamogli vedere che siamo più di loro, era il messaggio lanciato per la contromanifestazione di contestazione alla presenza del leader leghista Salvini a Bologna. E alla fine le annunciate 6.000 persone munite di sardine in Piazza Maggiore sono state 12.000. La Corte d'Appello di Bologna ha depositato le motivazioni della sentenza che ha confermato l'ergastolo a Matteo Cagnoni per l'omicidio della moglie Giulia Ballestri. 177 pagine in cui i giudici descrivono lucido e crudele il piano di uccidere la donna da cui si stava separando. Vogliamo stipendi e pensioni equiparate agli altri corpi in divisa dello Stato. Questo chiedono i vigili del fuoco che sono scesi in piazza protestando davanti alla prefettura di Ravenna. Una protesta nazionale per avere maggiori tutele e incremento di organico in tutte le sedi e in tutti i ruoli. Regione Emilia-Romagna e APT hanno presentato il bando europeo quadriennale per l'incremento dei biglietti aerei tra l'Europa e l'aeroporto Fellini di Rimini. Oltre 4 milioni di euro di finanziamento per aumentare e fidelizzare i turisti. Calcio. Torna in campo la nazionale Under 19 per proseguire il proprio percorso nel girone di qualificazione a Euro 2020. Dopo la vittoria ottenuta su Malta, i ragazzi di Mister Bollini puntano la sfida contro Cipro, che si disputerà a Sant'Arcangelo. Per questa sera è veramente tutto, non mi resta quindi che ringraziarvi per la cortese attenzione, augurarvi un buon proseguimento di serata e arrivederci a una nuova edizione. Infotech, il partner HP in Romagna. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena in via Olivetti 85, zona industriale Pieve Sestina.